farò rimanere tutti a bocca aperta questi puffi. La 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 la. Yuhu, golosone! Ti piace il mio vestitino? Delizioso! Veramente? Certo, è il dolce che preferisco. Il dolce? Ah! Assolutamente divino. Ah, oh, dici davvero vanitoso? Sì, sì, vanitoso sei insuperabile. Divino è la parola giusta. Oh, avrei io delle parole giuste per te, ma sono una signorina. Yuhu, tigrone! Cosa c'è? Ti piace il mio vestitino nuovo? Io odio i vestiti nuovi! Siete dei puffacci! Non capite le mie esigenze! Tenga, principessa, prenda un biscotto. Oh, grazie tante, mia dolce Laura. Non c'è di che. Yahoo! Yahoo! Ma vuoi smetterla di parlare da sola, Laura? Sto parlando con la mia amica, la principessa dei folletti. Non sono mai esistiti i folletti, io lo so. Sì, papà dice che sono solo delle leggende. Allora anche voi dovreste smettere di giocare, perché non siete i veri cavalieri di una volta. Per noi è diverso. Vieni, Harry, andiamo a prendere una rana, così la principessa la bacerà e la trasformerà in un principe. O in un folletto. Non capirete mai noi femminucce. Siete davvero troppo stupidi e cattivi. Oh, come ti capisco? Chi sei tu? Per caso un folletto? No, io sono una puffetta, ma i folletti sono miei amici. Davvero, anch'io, sai, vorrei averli come amici. Accidenti, che bel vestitino che hai. Oh, ti ringrazio. Noi due andremo d'accordo puffamente, sono sicura. Yahoo! Yahoo! Oh, che cos'è? Sono quei due noiosi dei miei fratelli. Oh, sarà meglio che io vada, senz'altro non ci pufferebbero. Lo so, quei due non capiscono niente. Potrei venire con te, per favore? Beh, io non so se... Yuhu! Laura, torniamo dalle crociate! Laura? Laura? Laura e i suoi folletti. Vedi niente, Harry? No. No, niente. Non vedo niente. Dai, muoviamoci. Andiamo a cercarla. Laura! Li abbiamo giocati, puffetta. Siamo state molto furbe, non è vero? Vero? Guarda! Una casa in mezzo alla foresta. Oh. Non ero mai stata qui prima d'ora. Puffiamo un'occhiata. Oh, Laura, ma è perfetta! Per che cosa? Questo sarà il nostro rifugio segreto! E non saranno ammessi i maschi! E i puffi! La 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 la. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, il nostro rifugio segretissimo. Solo per noi, puffo ragazzi. Bene, bene, bene. Oh. A quanto sembra c'è una riunione qui. Chi sei tu? Io? Io sono una ragazza. E voi siete entrate nella mia casa. Ci scusi. Ci dispiace, ce ne andiamo in un puffo baleno. Così presto? E perché? Io rimarrei qui. Ma noi dobbiamo andar via. Eh sì. Cuccia Portos, non andranno da nessuna parte, vero ragazzi? Laura! 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 Ma dove si sarà cacciata? Norman, io penso che l'abbiano presa i folletti. I folletti? Non cominciare anche tu adesso, Harry. Laura! Io ne ho visto uno. Era piccolo e blu. Harry, questo non è il momento di scherzare. Andiamo, dobbiamo dire a papà che Laura è scomparsa. Su, avanti, care, sbrigatevi! Avete ancora molte cose da fare! Siamo stanche! E abbiamo fame! Vogliamo andarcene a casa! A casa? Ma è questa la vostra casa? D'ora in avanti! Oh, no! Zitti! Fate silenzio!
Silenzio, per favore! Ditemi, piccoli puffi, nessuno di voi ha puffato Puffetta? Io non l'ho vista per niente, e tu? L'ultima volta l'ho puffata stamattina. Stamattina? Era puffa arrabbiata? Ma io non l'ho notato. È possibile che non v'abbia detto nulla? Sai, io non ci ho fatto caso. Eravamo puffoccupati. Eh già, eravate puffoccupati ad ignorarla. Ho paura che Puffetta sia scappata via. Scappata via? Presto, dobbiamo trovarla. Mangiate, mangiate, cari. Vi darò ancora tanto pane e acqua quando avrete finito quello. No, grazie. Bene, non avete più fame? È ora di andare a letto per voi due. Sogni d'oro! Ehi, che cosa sta puffando là? Che cosa sta puffando qua? Guardate! Laura! Laura! Shh, umani! Ah, umani, eh? Io. Laura! Laura! Ecco, stavamo qui, papà. All'improvviso è sparita. Vi avevo detto di stare attenti a vostra sorella incosciente e voi invece l'avete lasciata da sola. No, non era sola, papà. Stava con un piccolo folletto blu. Shh, Puffetta! Allora è insieme alla piccola umana. Folletto blu, un accidente. Dobbiamo trovare Laura e dobbiamo farlo al più presto. Sì, papà. Laura! 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 Andiamo, dobbiamo puffarli. Laura! 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 Oh, arriva qualcuno! Vedrai, ci salveranno. Però non lo sanno che siamo qui dentro. Forza, Laura, c'è parecchio lavoro da sbrigare. Cuccia Partas! Sì? Perdonate l'intrusione, signora. Mia figlia si è perduta nella foresta e la stiamo cercando. Oh, mi dispiace. Però aspetti, prima ho visto una bambina. Stava andando da quella parte, se non sbaglio. Da quella parte? Da quella parte, ma... Aiuto! Siamo state buffe imprigionate! Fatemi uscire! Aiuto! Cos'è questa voce? Oh, sono i topi. Purtroppo ne ho la cantina piena. Ma quando il mio gatto è scappato via... Beh, comunque la ringraziamo lo stesso. Buonanotte. Avete sentito? Quella era la voce di Puffetta. Ci scommetto il puffo. Andiamo a puffare. Adesso potete urlare quanto volete. Non vi servirà assolutamente niente. Shh. Il grande puffo ha detto che dobbiamo fare il più assoluto silenzio, che è meglio. Laura! Laura! Sei sicuro che era una voce quella che abbiamo sentito lì dentro? Sì, la voce di un folletto. Scommetto che Laura è in quella casa. Allora andiamo a vedere. Cuccia Partas! Lascia in pace gli scoiattoli o rimarrai senza cena stasera! Ho paura, Puffetta. Avrei dovuto restare insieme ai miei fratelli. Così ho soltanto peggiorato le cose. Anch'io! Oh, quanto vorrei aver vicino i miei dolci puffi! Questo ramo ci porterà sul tetto e poi ci pufferemo dal camino. Nessun problema, grande puffo. Yup, certo, è facilissimo puffare dal camino. Un folletto. Te l'avevo detto. Guarda, scoccia! Presto, Puffy, la vita di Puffetta è nelle nostre mani. Hai visto? Io avevo sentito una voce lì dentro. E avevi ragione, Harry. Andiamo, dobbiamo seguirli. Shh! Presto, Puffy, non puffiamo tempo. Ehi! Ah, aiuto! Oh, i miei fratellini sono qui. Mi sono incastrato. Anch'io. Chi è là? Aiuto, ora vi aggiusto io, piccoli ladri! Ah, ferma, ferma, no, aia! No, spingete, ferma. Metteteci tutta la vostra puffa! Dobbiamo aiutare i miei fratellini, Puffetta! Sto puffando il più possibile!
Sapete questo, piccoli spioni? Vi darò una lezione che non dimenticherete facilmente. Metti la vecchiaccia! Che cosa? Piccola impertinente! Fuoco uno! Basta! Basta! Fuoco due! Fuoco tre! Ripiegate! Porta, sprendili! Buon appetito! Stanno scappando! Portos, non mangiare! Papà! Laura, finalmente ti ho ritrovata. E devi dire grazie ai piccoli puffi blu, papà. Puffi blu? È vero, papà. Sono stati loro a liberare Laura. Sono spariti. Beh, comunque sono sicuro che esistano veramente. Chissà, forse un giorno li rincontrerete. Ma ora andiamo a casa, eh?